Come fai a sapere se stai lavorando bene? Oggi ti faccio questa domanda abbastanza provocatoria perché è una domanda senza senso praticamente. Ok, come fai a sapere se i tuoi clienti sono felici del tuo lavoro, di quello che fai? La risposta, a mio avviso, è molto semplice, ovvero se sentono la tua mancanza nel momento che decidi di chiudere, tirare i remi in barca, andare in ferie, insomma, dipende dall'attività che hai. Però chiediti proprio questo, se tu oggi dovessi chiudere la serranda, i tuoi clienti cosa farebbero? Davvero sentirebbero la tua mancanza? Magari se in un ristorante vanno a mangiare dei concorrenti senza alcun tipo di problema? Oppure per loro davvero sarebbe un disagio non avere più il loro ristorante preferito perché davvero dal loro punto di vista sei il top? Oppure sei un libero professionista? Stessa cosa, la tua mancanza li metterebbe in difficoltà, ma non solo in difficoltà, perché se il commercialista chiude nel momento che devono registrare i conti è un discorso, ma sentirebbero la mancanza proprio perché hanno bisogno di te e sei diverso dai tuoi concorrenti? Se la risposta è no, inizia a chiederti come posso fare effettivamente per rendermi diverso, perché è il modo migliore in assoluto per fidelizzare i tuoi clienti, fare in modo che anno dopo anno continuino ad acquistare da te. Ed è un'ottima domanda per fare brainstorming e per chiederti come posso fare per migliorare sotto questo aspetto, come posso fare per essere la soluzione migliore ai miei clienti. Gli imprenditori non si pongono mai questa domanda, ma in realtà cercare delle risposte ti permette di trovare dei punti di forza che puoi sfruttare nel tuo marketing, che ti permetteranno anche di diventare unico, ed è uno degli elementi fondamentali per avere successo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se smettessi di scrivere le mie mail, registrare i miei video e fare i miei podcast, sentiresti la mia mancanza? Per qualcuno sì, per fortuna, per altri no, per altri ancora sarebbe un sollievo perché non ce la fanno più vedermi nelle loro bacheche e non hanno capito che basta cliccare sul triangolino e selezionare non mostrare più contenuti di questa pagina. In ogni caso, significa che per qualcuno il mio lavoro lo sto facendo bene. Per cui fatti la stessa domanda e davvero chiediti cosa puoi fare per renderti indispensabile per i tuoi clienti. Non ignorare questa domanda perché davvero ti permette di tirare fuori delle idee che possono essere assolutamente rivoluzionarie nel tuo business. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!